Nell'episodio precedente di Pokémon Scarlatto e Violetto. Diarrea. Ehi, sono io, Pepe. Ti ricordi l'escursione all'area zero che ti dice... Sì? Beh, ho trovato due persone disposte a venire con noi. Ci siamo dati appuntamento al varco zero. Ti mando la posizione... So benissimo dov'è. I'm stronger, I'm smarter, I am better! Ah, ma è aperto. Sì. C'è un gobot. Oh. Ehi, da questa parte, forza! Ok. Quella roba lì è il varco zero. Ed è da lì che bisogna passare per scendere nella voragine. Avanti, gambe in spalla. Sulla via di casa. Per Chiara è The Way Home in caps lock. Wow, che buio. Ehi là, Sidonia. Appena le ho detto che avrebbe potuto lottare contro dei Pokémon fenomenali, si è precipitata qui nel giro di 2 secondi. Piuttosto, qualcuno vuole dirmi perché è così buio qui? In effetti è strano. Oh, ci vedo di nuovo. Questa è la theme di Olim. Le ho accese io. La modalità di risparmio energetico era attiva, pare. Ma tu sei quella con lo zaino a forma di Eevee, quello morbidoso. Mi chiamo Penny. È la prima volta che parliamo, vero? Piacere, io sono Nemi della prima. Per caso ti piacciono anche le lotte Pokémon? Ho chiesto al preside di presentarmi qualcuno esperto di tecnologia. Ed eccola qui. Mi è bastato dirle che avrebbe potuto essere d'aiuto a Sidonia e si è fiondata qui nel giro di un secondo. Suppongo sia il caso che mi presenti pure io. Il mio nome è Pepe. Autenticazione biometrica in corso. Hello Sidonia, ti stavo aspettando. Noto con piacere che sei venuto in buona compagnia. E tu saresti? Minchia, manco lo saluta suo figlio, mamma mia. Quella è mia mamma. Vuoi dire che è la professoressa Oli? Numero di matricola 805C001. Nemi, numero di matricola 803B121. Penny, vi sono grata della visita. Come fa a sapere di noi? Gliene hai parlato tu? Mamma, ascolta, io... Ma perché lo ignora? Eh? Non vanno d'accordo? Mi sa di no. Perché non è sua madre. Perché è un paradosso. Questa saracinesca non si apre. Forse è DLC. Accesso al livello inferiore consentito. Una volta usciti, vi troverete al di sopra dell'area zero. Immagino tu abbia portato Coraidon con te. Sfruttando la sua mossa cavalcatura planata, dovreste riuscire a raggiungere l'area zero. Sidonia, ti sei deciso a scendere? 3, 2, 1... Ha paura. Scommetto che soffre di vertigini. Mi sa che hai ragione. Tranquillo. Se siamo tutti insieme, non c'è nulla che ci potrà fermare. Non sono molto convinta, ma... Presto, sali. Oh no, mi lasciano qui. Te le immagini finisce così? Partono loro e tu rimani qua. Dai. Me la fai esplorare, per favore. È proprio l'area zero. Lo facevo più profondo. Povero, è stanchissimo. No, è tornato nella Pokéball di sua iniziativa. Autenticazione biometrica in corso. Allora, a me comincia a puzza di merda però sta cosa che parla come se fosse un bot. Sembra che siate riusciti a scendere sani e salvi. Sani e salvi dopo quel viaggetto in prima classe? Siamo freschi come rose, altro che. Sono lieta di sentirlo. Però qui ha reagito. Credo che non abbia colto il tuo sarcasmo. La vostra prossima destinazione è la parte più interna dell'area, il laboratorio zero, dove mi troverete ad aspettarvi. Tuttavia, l'unica entrata è chiusa da 4 meccanismi disattivabili solo dall'esterno. Vorrei quindi che visitaste le 4 stazioni di monitoraggio situate lungo il percorso. Quindi dobbiamo disattivare 4 meccanismi. Che bello, sembra quasi un videogioco. È vero, Nemi? Ora sì, prima no. Ci sono dei Pokémon selvatici, raga. Si esplora. Cioè, fa il giraffo. È libero. Ma stai scherzando? Cioè, ma si gioca? Non puoi salire in groppa a Coraidon perché ha paura. No! Beh, Xenoblade. Ok, si vedono i dispositivi di monitoraggio. Lì ce n'è uno. Lì un altro ancora. Uno in basso. Credo. Beh, Calugaris lo diceva che all'inizio, nella prima area, ci sono Pokémon di Paldea normalissimi. E in teoria più scendiamo più troviamo i Paradox. È caduta Penny? Così. No, è qui. Pepe? Pepe? Pepe, non diventare un dio adesso. Pepe, Pepe, quello è il finale. Pepe? Pepe, quello è il finale. Pepe! Pepe, diventi il terzo leggendario nel finale. Ah, mi sa che ci siamo. Deve essere uno di quegli edifici di cui ha parlato la professoressa.
Aiuto, Sidonia. Proviamo ad affrontarlo insieme. Ha fatto tutto lei. Cioè io ho mandato in campo il Pokémon, poi ha fatto lei. Ci sono dei libri. Oh, delle antiche rovine, ma che cazzo sei a dire? Sembra abbiate raggiunto la prima stazione di monitoraggio sani e salvi. Questo impianto è stato costruito 87 anni fa. Sidonia, ho una richiesta per te. Potresti azionare il pannello centrale e disattivare il meccanismo di blocco? No. La cristallizzazione dell'energia sembra legata alla creatura che ho provvisoriamente chiamato... piazzato al centro, esattamente qua. No, scusami, c'è una Pokéball in mezzo. Vuoi disattivare il meccanismo di blocco del laboratorio zero? Sì. Meccanismo di blocco disattivato. Ben fatto. La verità è che in tutta la vita sono state ben poche le volte in cui ho incontrato mia mamma. La sua ricerca le portava via così tanto tempo che non tornava nemmeno a casa. Io sto fermo. Ho sempre dovuto cucinare e lavarmi i vestiti da solo. Prima ogni tanto mi mandava qualche mail. Ma ora sono anni che vai piano! Poi se ne esce all'improvviso dicendomi di venire nell'area zero. Ma vi pare normale? Madonna ragazzi, cioè non puoi perderti mezza parola che sei finito. In passato venni qui perché volevo incontrare mia mamma. E proprio in questa zona venni attaccato da una creatura che non avevo mai visto prima. Quel coso acconciato per le feste persino Mabostiff. Mi auguro di non vederlo mai più, altrimenti si mette male per tutti. Aspettate. È il terzo leggendario, eccolo qui. Siamo arrivati alla seconda stazione di monitoraggio, finalmente. Entriamo a riposarci, vi prego. Nella mia testa ti facevo più resistente. E invece sorpresa. Tu cos'hai? Allora, il mio è molto figo, mi piace. Il mio sembra una palla di Natale. Il tuo è brutto in culo. Jiggly, com'è adorabile. Chic. Cazzato. Sidonia, affrontiamolo in una lotta. No, catturiamolo, zita. È veramente Jigglypuff mannaro. No, non posso. Gli ammazzo Umbreon? Scusami, Penny, è per la scienza. No, li ha tutti. Merda! No, non posso ammazzarle l'intera squadra. Luce, buio, luce, buio, luce. Guarda, no. Cosa si è... ma che cazzo si è staccato la testa, l'ho visto. No, il mio non ha fatto animazioni da fenomeno, purtroppo. Il tuo è molto più snodato. Che bella idea, Paradox. Sentite, cosa sono quei Pokémon che abbiamo visto in giro per l'area zero, secondo voi? Me lo stavo chiedendo anch'io. Oh, sì. Ti prego, immagino sia giunto il momento di darvi qualche spiegazione. Parte delle creature che si trovano attualmente nell'area zero sono Pokémon del passato. Dati del futuro. Pokémon del passato sono stati richiamati qui da una macchina del tempo. Mamma, quindi l'obiettivo della tua ricerca interminabile era... Mi stai dicendo che sei riuscita a costruire una macchina del tempo? Questo è inesatto, perché i Paradox c'erano con Kalugari. Aspetta, qualcosa non torna. Sono confuso, ma andiamo avanti. Quindi potremmo anche viaggiare nel passato, nel futuro, nella versione di Chiara, per esempio? È certamente possibile. Tuttavia, una massa come quella di un corpo umano non potrebbe più tornare nel presente. Senti un po', tu per quale motivo ci hai chiamati qui nell'area zero? Pepe. Oh, finally. Questo è un argomento che vorrei affrontare faccia a faccia, se possibile. La potenza dei cristalli è a dir poco stupefacente. Paradiso è vicino. Questa frase fa paura. Sidonia, ti ricordi il libro che quella lì ci ha detto di portare? Credo sia meglio lo tenga tu. Oddio, è sempre consultabile, ora godo. I tuoi genitori invece come sono, Nemi? Boh, sono normali. Perfino io so che tuo padre è a capo dell'azienda che produce gli Smart Rotom. I miei stimati genitori non si curano molto di me. Ma onestamente è meglio così. Ho anche una sorella maggiore. Quindi posso fare più o meno quello che mi pare. Piuttosto, Penny, perché non ci parli un po' della tua di famiglia? La mia? Il mio vecchio è un rompiscatole di prima categoria. Cioè? È iperprotettivo. Ha una voce assordante, mi sta sempre attaccato e mi dà nomignoli strani tipo Penny Cucciola. Quasi mi dispiace un po' per il papà della nostra Penny Cucciola. Dacci un taglio! Oh merda. Ha pochissimi FPS, con una qualità texturante veramente bassa, ma è leggendaropoli. E vai! Ecco un'altra stazione di monitoraggio. Adesso sbuca fuori di nuovo qualcosa, me lo sento. Paradox, Paradox. Ma tra tutti! Ma cosa vuoi che me ne freghi? Vedo il sottosuolo di... It's pretty decent. Oh my god. E andiamo, lo abbiamo scassato. Forza, Sidonia. Entriamo nella stazione di monitoraggio.
No, ce n'è uno solo. Ed eccoci arrivati alla terza stazione. Poverina, ma è proprio stanca lei. Penny, ti senti male? È da quando ho sentito della macchina del tempo che penso a una cosa. Se anche Coraidon fosse come i Pokémon che abbiamo visto nell'area zero? Un Pokémon del passato, intendo. In effetti ha proprio l'aria di essere antico. Secondo me ci hai preso in pieno. Anzi, ora che ci penso, non basta chiedere a Pepe. Tu avevi la Pokéball di Coraidon e ci hai parlato delle sue diverse forme. Quel Pokémon, Coraidon, credo sia stato trovato da mia mamma durante le ricerche sulla macchina del tempo. Lasciate che sia io a continuare. Coraidon, ossia il Pokémon che ho affidato a Sidonia, è il primo Pokémon che sono riuscita a trasferire qui dal passato durante le mie ricerche. Allora avevo ragione. Analizzando il suo codice genetico e il suo modello comportamentale, ho concluso che altro non è se non la forma antica di Cyclizar, il Pokémon a cui la gente sale comunemente in groppa per spostarsi. Molti altri Pokémon sono giunti qui viaggiando nel tempo. Sono riuscito a trasferire solo due esemplari della specie a cui Coraidon appartiene. Due. E stai dicendo che c'è un altro di questi cosi? Quindi è Pokémon bianco e nero, io catturo Miraidon e cavalco Coraidon. Finalmente un grande successo con la macchina del tempo. Un Pokémon proveniente dal passato è ora qui tra noi. L'ho chiamato Coraidon, ma non è tutto. A breve avremo un nuovo tesoro in famiglia. Devo essere stata baciata dalla fortuna. Quindi questo avviene poco prima della nascita di Pepe. Infatti stavo dicendo, questo è Pepe. Qui lei stava lavorando ai prototipi e stava per avere un figlio. Da chi? Case of 3-year-old Nailani. Rayshon, you are not. Anche perché Pepe da me non parla mai del padre. Sembrerebbe che la famiglia sia composta solamente da Olin Pepe. Meccanismo di blocco disattivato. Rimanenti 1 su 4. Rimane ancora una stazione di monitoraggio. Faccio affidamento su di voi. Così poi può uscire e ucciderci. Esatto. Quindi Coraidon è un Pokémon del passato? Ecco perché nessuno l'ha mai visto prima. Mia mamma un giorno tornò improvvisamente a casa portandolo con sé. E per un breve periodo abbiamo vissuto tutti insieme nel laboratorio del faro. Ma un giorno Coraidon è impazzito e ha attaccato un Pokémon selvatico. E subito dopo mia mamma l'ho riportato nell'area zero. Da quel giorno non ho più visto né mia mamma né Coraidon. Mi dispiace non averti detto niente, Sidonia. Allora, in questo posto i desideri diventano realtà. Lei voleva fare una macchina del tempo e c'è riuscita. E pensa di tirare fuori Pokémon dal passato, ma non è così. Cioè, l'unico modo di fare salva la nostra supposizione... Mi chiamo, lo puoi catturare questo? Iron Jugulis. Allora, è possibile che Iron Jugulis, un esemplare descritto in un vecchio libro, sì, possa certo in realtà essere questo Pokémon. Vabbè, ok, niente di speciale. Manca poco ormai per ricreare il paradiso descritto in quel libro. Un luogo in cui anche noi tre potremo vivere per sempre felici. Allora, innanzitutto il termine anche sembrerebbe far riferimento anche noi. Possiamo vivere in questo paradiso fatto di creature fuori dal loro tempo. Non c'è nessun paradiso descritto da quel libro. Il libro violetto e il libro scarlatto descrivono quelle creature come creature feroci, pericolose, che possono uccidere, che possono ferire mortalmente un individuo. Quindi di che cazzo di paradiso sto parlando? A meno che non sia quello il libro. Sì, un altro libro. Un altro libro? Oddio, che cazzo è quello? Ok, coda cazza. Minchia, ma vola. Ok, ok. Figata, si trovano i paradox. Sono contento come un bambino. Coda urlante. Nel godimento delle Velox Ball. Ho tutto in Velox Ball in questo gioco io. Coda urlante. Pokémon paradosso. È stato avvistato una sola volta in passato. Ricorda molto una creatura misteriosa descritta in un vecchio diario di viaggio. Perché è nel cazzo di libro scarlatto Coraidon se per la prima volta è stato portato in vita, tra mille virgolette, dal viaggio? Guardate, low poly. Non low poly. Low poly. Non lo poli. Oh, è pieno di cristalli enormi, che meraviglia. Arriviamo fino in fondo. Anzi, arrivano fino in fondo, perdonatemi. La professoressa si trova laggiù. Finalmente fra poco potremo incontrarla. Ormai neanche più mamma. Raga, quello è il terzo leggendario. Quell'esagono comunque è enorme. Ed è sopra il laboratorio che è completamente cristallizzato. Alla terra cristallizzazione in battaglia. Che cosa cazzo? Che bello! Ma è un demone di scimmia di omitenza. Ma che carino! Crine alato. Lo voglio anche io. Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle di Crine alato, una creatura di cui si parla in un certo documento. Tutte uguali però queste descrizioni, eh? Peccato. Ma che è successo? Questo posto cade a pezzi. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutto. Allora, ragazzi. Per me lei è rimasta chiusa dentro i cristalli. È la cosa più probabile. Ah, professoressa, che spavento. Mi scuso per l'inconveniente. Allora, ragazzi. Ma sei bloccata? Merda, è veramente un robot. Il nostro sospetto, infine... Allora era una IA. Era una IA.
Il sistema verrà riavviato. C'era qualcosa di strano nella connessione o sbaglio? Va bene, mi porca puttana. Alla meglio Olim è intrappolata lì dentro, alla peggio è già morta. Ho coinvolto nella ricerca qualcuno al mio livello, come tecnica e intelletto, sarà Clavel? Abbiamo trasferito con successo un ulteriore esemplare di Coraidon, più aggressivo del primo. Oddio, quindi ha combattuto contro l'altro Coraidon, forse non contro il terzo leggendario? Mi servono più persone, mi sa che allora questo libro andava letto prima. Mi serve più tempo. Lui se n'è andato, giusto il tempo di veder nascere il bambino e ha fatto le valigie, il marito. Ah, se solo potessi sdoppiarmi. E lei voleva creare un paradiso per se stessa, per il compagno, per Pepe. Hai disattivato tutti i meccanismi di blocco. Vi porgo le mie scuse per prima. La connessione ha subito delle interferenze. Sì, certo, come no. I riflessi sono in base alla telecamera. Rifletto la mia nuca, va bene. D'accordo, Game Freak, va bene. Tra l'altro senza i cosmetics. Sembra una tomba. Quindi è questo il punto più profondo dell'area zero? E lo ragazzi, i miei complimenti per essere arrivati fin qui. L'edificio che avete di fronte a voi è il laboratorio zero. Ed è lì che lei si trova, giusto professoressa? Sbaglio o è inglobato dai cristalli? I cristalli che si trovano nell'area zero sono dotati di energia misteriosa. Questa è in grado di alterare le capacità degli esseri viventi e può addirittura essere utilizzata per potenziare vari macchinari, come la macchina del tempo. Ed è sempre questa energia ciò che permette ai Pokémon di teracristallizzarsi. Dovreste riuscire ad aprire la porta d'ingresso del laboratorio zero. Tuttavia, una volta aperta, i pericolosi Pokémon attualmente rinchiusi nel laboratorio potranno uscire. Non è nulla che voi quattro insieme non possiate affrontare. Mi raccomando, preparatevi a dovere prima di aprire la porta del laboratorio. Vuoi aprire la porta del laboratorio zero? Aspetta un attimo! Se davvero ci aspettano dei Pokémon pericolosi, non sarebbe meglio far uscire Coraidon? Già. Magari se lo si fa uscire dalla Pokéball potrebbe riuscire a portarci dalla sua famiglia, no? Credo sia palese che Game Freak sia partita dal finale per fare questo gioco. E poi lo abbia sviluppato a ritroso mettendoci sempre meno impegno. Sidonia, fai uscire Coraidon dalla sua Pokéball. Sì, se vuole. Non lo dovete chiedere a me. Very low FPS porta. Ecco l'altro, che però è in forma lotta, eh. E quindi in realtà il leggendario che catturiamo è quello aggressivo. E l'altro ci trasporta, è il motivo per il quale saranno due. E non perderemo la mount. No. Qualcosa non va. Mi sa che l'ha menato lui, all'inizio. Ma non aveva detto che quei Pokémon sarebbero venuti da dentro il laboratorio? Da dentro? Canningus! Un suppostone. Siamo circondati. Uniamo le forze, Sidonia, e lottiamo fianco a fianco. Oh mamma, che forza! Finalmente una sfida degna della mia abilità, non è vero? Dammi una mano, Sidonia! Forse è più bellino il tuo del mio, in realtà. Fungo Furioso c'ha proprio le tende. Stanno battendo in ritirata. Pensiamo noi a quei pochi che sono rimasti. Oh, che bello. Sì, un'altra 2 contro 1. Momento di gameplay opinabile questo degli ultimi 10 minuti. Ditemi qualsiasi altro JRPG che ti permette una roba del genere. A un passo al finale fai due mosse di merda da rincoglionito e vinci. Abbiamo un'intesa perfetta. Potere dell'amicizia e di tutte quelle lotte contro i dominanti. Tu vai pure avanti, Sidonia. Coraidon, per colpa tua la mia infanzia è stata davvero tremenda. Ma questo non vuol dire che mi fa piacere vederti in questo stato. Che ti credi? Forza, metticela tutta. Disattivazione modalità riposo. Hello, Sidonia. Benvenuto. Torna nella tua Pokéball. Questo esemplare è molto più aggressivo di quello che hai con te. Il tuo Coraidon è scappato dall'area zero perché ha perso una lotta per il territorio contro questo Pokémon. C'è qualcosa di cui devo scusarmi con te e gli altri. Io non sono la vera professoressa Olim. Io sono un'intelligenza artificiale creata dalla professoressa sulla base delle sue conoscenze e dei suoi ricordi. In poche parole, sono un robot animato da una IA. La professoressa originaria è venuta a mancare durante l'incidente della stazione di monitoraggio 4.
Madonna, povero Pepe. Che vita proprio di merda. Il Pokémon non ha alcuna colpa. La professoressa originaria ha semplicemente malgiudicato la sua forza. Tutto qui. Desiderava solamente assicurarsi che Coraidon rimanesse illeso e alla fine ha dato la vita per proteggerlo. Il motivo per cui ti ho chiamato qui all'Area Zero è perché ho un ultimo favore da chiederti. Voglio che tu disattivi la macchina del tempo costruita dalla professoressa originaria. Se hai domande potrai farmele in ascensore, mi ha sentito. Resta da capire cosa fosse il paradiso che voleva creare, perché, i Paradox esistono da prima. Oh, guarda, si vede, sì. Quindi Pepe non avrà mai questo confronto con il genitore che lo ha abbandonato, perché è morto. Sono pronta a rispondere a qualsiasi tua domanda. Che cos'è la macchina del tempo? La macchina del tempo è un'invenzione sviluppata da me e dalla professoressa originaria. È un macchinario capace di trasferire le Pokéball in un tempo diverso. Ok, per catturare i Pokémon e portarli nel presente. Quando era ancora in vita, la professoressa Olim era molto affascinata dai Pokémon di altri tempi, in particolare da quelli provenienti dal passato. La nostra invenzione è ancora attiva e continua tuttora a portare qui automaticamente Pokémon dal passato. Qual è il suo obiettivo? La professoressa originaria aveva un sogno, un mondo in cui i Pokémon del presente e quelli del passato potessero vivere in armonia. Ma l'energia primordiale dell'antico passato, che è l'origine della loro potenza, si è rivelata impossibile da domare. L'esistenza stessa di quei Pokémon è una minaccia per l'equilibrio del nostro ecosistema attuale. Secondo la professoressa originaria, anche questa minaccia fa semplicemente parte della natura. Attualmente la barriera attorno all'area zero serve a evitare che i Pokémon del passato impazzino per tutta Paldea. Prima o poi questi Pokémon usciranno dal giardino isolato chiamato Area Zero e invaderanno tutta la regione. Sidonia, usa la tua forza per infrangere il sogno della professoressa originaria, ok? Siamo arrivati all'ultimo livello, quindi c'è un'altra intelligenza artificiale ancora più forte. Sì. Osserva, questa è la macchina del tempo che abbiamo creato grazie al potere della teracristallizzazione. Sì, e l'hanno creata sostanzialmente sul dorso del terzo leggendario. No, non posso fare il compenetrazium, è davvero sacra questa stanza. Per fermare la macchina del tempo ti servirà l'ID della professoressa, che è contenuto all'interno del libro scarlatto. È proprio da lei nascondere quest'ultima chiave in quel libro, uno dei suoi preferiti sin da quando era bambina. C'è un unico problema. Se cercherai di spegnere la macchina, è molto probabile, a senso, che ti attaccherò. Il mio codice di base prenderà il sopravvento. Le mie abilità nella lotta sono senza pari, poiché la mia IA è stata sviluppata analizzando tutti gli scontri dei campioni di Paldea. Ah, ok, devo poggiare lì. ID originale della professoressa rilevato. Arresto di emergenza. Disattivazione di qualcosa. Attendere. Accesso rifiutato. Sequenza di arresto interrotta. Riavvio della macchina del tempo in corso. Conto su di te, Sidonia. L'IA di Olim entrerà in modalità riposo. Avvio del programma di combattimento. Sconfiggimi. È carino però il cattivo che non vuole essere cattivo, sì, sì. Ma è programmato per essere cattivo in questa situazione. E che il mio sogno possa finalmente... ogni ostacolo... verrà espulso. Allora, trovo veramente una bella idea avere un gioco sui sogni che si realizzano e infine infrangerne uno. È molto bello. Alira Sanity. Ma sono paradossi? Ignoro chi tu sia, ma è irrilevante. Ogni ostacolo va rimosso. Ma che bello! Bello tuo. Idroballettiamo, va. Sarà fuoco. No, non lo è. Ce l'ha la faccia da drago. Hai davanti a te la vera potenza del passato, stupefacente, non trovi? Ora sono almeno due, però. Faccio idroballetto, ma me ne vado poi. Bellissimo che ti lanci ste Pokéball da fanculo. Sì. Le lascia cadere. Iron Thorns.
Vediamolo, tanto il mio è vecchio, l'abbiamo già visto. Bello anche se l'immobilità di questo mi piace meno. Della battaglia. Errore, rilevata falla nel programma, ricalcolo, probabilità brutti colpi. Pel di sabbia? È Magneton, vero? Oddio. Ma ora, tu dimmi che questo non è un paradosso, nel senso che non esiste sta roba. È una calamita copeli. Oddio, magari acciaio? Vabbè, tardi. Acciaio pelo? Ammazza, questa è terra. Allora, capisco il concept dietro. Che teghe che tira sta merda. Mi ammazza. Se terra roccia, nel caso prenderebbe una 4 per. Riscautare. Contro Dragolotta, non proprio il Pokémon da avere davanti. Però tanto la terra sta là, lo switch out non va via. Giusto, Magic Fiamma, però siamo bustati da tanta roba, eh. Ok, meno uno, ma campo Terastal, campo Pulsar che è da 100. Magari non muore, ma ci va vicino. Attenzione che a meno 2 potrebbe reggere. E questo rifarà Magic Fiamma, perché è cattiva la IA di questa lotta, eh. Fa solo mosse super efficaci. Molto cattiva la IA di questa lotta, bene. Me lo guardo subito, aspetta. Ok, è morto. Questo è l'eroe. La spada. Minchia, ma è una maga di Madoka Magica. Lotta in linea con i parametri stabiliti. Possibilità di sconfitta 0. Ma è uscito da Devilman Crybaby. Che figo. È davvero uscito da Devilman. Raga, questo robo è un leggendario. È bellissimo. Cioè, non è neanche Salamence. Bellissimo. Per me è Pokémon più bello di nona gen. Madonna, è un leggendario. Questo è Drago. Moriamo con onore. Probabilmente ispirato, eh. Le tegole che tira Gianfranco sono importanti. Ma ora si busta continuamente, probabilmente. Spirit Break è frantumanima. Basta l'attacco speciale, mossa folletto. Mezzaluna. Solo Tortisio ci può salvare. Non è roccia. Devo rivitalare o questo coso mi ammazza. Prima e unica lotta difficile del gioco, probabilmente. Con la prepot. Raga, se cane chiude la campagna principale è un oltraggio, io urlo. Cane pazzo! Pazzo cane. Guardalo! Il cane! Pazzo! Completamente pazzo! Questo cane è completamente pazzo! Beh, ma quanto lore a chiuderla con Mabostiff? Assurdo! Saidonia, e quello cos'è? Non avrai mica affrontato e sconfitto l'avversario più forte di tutti? Ma tu, chi sei? Grazie di tutto. Finalmente abbiamo fermato la macchina del tempo. Mamma? No. Non è possibile. Oh, guarda. Guarda come sei diventato grande. Sono orgogliosa di te. Il mio. Ti chiedo scusa per averti lasciato solo per tutto questo tempo. Mamma! Rilevata anomalia nel sistema di sicurezza. No, è l'altro. Ah, perché Moraidon viola te. Miraidon. Avvio del programma di difesa del paradiso allo scopo di rimuovere gli ostacoli. Osa, la professoressa si rifiuta a tal punto di fermare la macchina del tempo. Disabilitazione di tutte le Pokéball non registrate con l'ID di Olim in corso. Avvio convergenza dell'energia Teracrystal. Non mi diceva Gathering Teracrystal Energy. Non avete possibilità di vittoria. Fuggite, vi prego. L'IA di Olim è stata sovrascritta dal programma di difesa del paradiso. E certo. Ora c'è la battaglia contro il leggendario. Parte la... cosa? Momento Toby Fox. Parte la sfida del programma di difesa del paradiso.
c'è un Pokémon che è fuori dalla Pokéball. Non è fuori, ha la Pokéball con l'ID. Giusto, con l'ID giusto. È suo. Corretto. Coraidon, hai un boss proprio, guarda, la vita da boss. Coraidon, il guardiano del paradiso. Non puoi lottare senza Pokémon in campo. Le Pokéball sono inutilizzabili, ma così come facciamo a lottare? Sono inibite da strane onde elettromagnetiche. Non posso sbloccarle neanche hackerandole. Ma così non vale. Sempre a giocare sporco gli adulti. Una testa, Per la prima volta. Lo sviluppo del rapporto con Coraidon, super riuscito. Dai, quante volte abbiamo castorato insieme, Coraidon? Adesso è il momento che tu faccia castorare me. Ritmo d'oricalco. Ah, Metal Sun! Ok. Ha assunto la forma lotta, vai così, Coraidon! Non riuscirete nel vostro intento, in questo paradiso terrestre, dove troverete la vostra fine. Non bruciarmi, ti prego. Più del solito, cioè, super efficace. Praticamente con la stab più la super efficacia, tanta roba. Giga Impact. Questa non vale, non ce l'ho. Porca troia, c'ho un PS. Coraidon resiste al colpo per fare bella figura con me. Credo sia scriptato. Ottimo lavoro, se c'è qualcuno che può farcela sei tu. Continua così, forza. L'attacco di Coraidon aumenta di molto. Ah, ma doveva ricaricarsi perché ha fatto Giga Impact, sono un cretino. Ehi, Saidonia, sbaglio o la tua terrasfera sta brillando? Godo. Vabbè, è una glorified cutscene, quindi. Non c'è strategia, in verità. Vediamo com'è la sua Terra Crystal, sarà normale? Avrà una corona come tutti gli altri? Anche se no ora muoio. Anche io. Vedi? Idea dietro Eternatus. Rose il boss, Eternatus è la glorified cutscene. Hai sconfitto il programma di difesa del paradiso. Incredibile, davvero incredibile. Siete riusciti a superare persino l'ultimo ostacolo posto dalla professoressa originaria. Grazie di tutto, Saidonia. Grazie anche a voi, ragazzi. Purtroppo temo che la macchina del tempo non potrà essere fermata finché io sarò presente. No, cosa dici? Non può essere. Dovete sapere che osservando le vostre avventure ho provato invidia. Invidia per la vostra libertà, per l'affetto che provate per gli amici con cui avete fatto gruppo, per la forza a cui agognate giorno dopo giorno, dedicandovi anima e corpo alle lotte, per il coraggio che vi spinge ad affrontare nemici più grandi di voi, pur di proteggere chi vi è caro, per il modo in cui siete disposti a cercare e a lottare, pur di trovare un tesoro che sia vostro. E certo, per le ali che vi permettono di volare sereni per i cieli. Raggiungerò il mondo che ho visto nei miei sogni. Il mondo del passato. Non ho deciso di viaggiare nel tempo solo per fermare questa macchina, ma anche perché non riesco più a contenere il desiderio di vedere il passato con i miei occhi. Pepe, mi dispiace di non averti potuto raccontare la verità fino a ora. Ho ereditato tutte le emozioni provate dalla professoressa originaria, quindi posso dirtelo con assoluta certezza. Tua madre ti amava con tutto il cuore. Non puoi andartene così proprio adesso. Addio, miei giovani e liberi avventurieri. E buona fortuna! Il tuo va nel futuro, vero? Quindi neanche a dire che crea così il paradosso.
Come ti senti? In un certo senso lo sapevo che le cose stavano così. Si vede che anche Coraidon è triste. E invece avete visto la sua forma lotta? Che forza, che spettacolo, Nemi, la persona più insensibile dell'universo. E ora che facciamo, Saidonia? Usciamo di qui. D'accordo. Usciamo di qui e torniamocene a casa. Visto che stiamo tornando a casa... non ho letto, veramente io... facciamo una strada lunga, okay. E così possiamo fare io ci altre sto, avventure. A patto che ci andiamo a comprare degli snack. Ehi, Saidonia, tu sei dalla mia parte, vero? Dai, che Coraidon ti vuole bene. Ah, va bene, ho capito, facciamo come dite voi. Ci siamo. Ok, ne posso parlare. Allora, ho due problemi importanti con questo finale. Il primo è la motivazione di Olim e Turum in toto, che è inconcludente per me. Voglio il passato perché sì, perché mi piace, siamo perché è bello. Siamo totalmente tornati a Elysio livelli. Sì, sinceramente ho vissuto proprio il momento Elysio. Voglio il mondo bello. E parla di un paradiso che ha visto in un libro, ma questo paradiso in realtà non viene descritto da nessun libro. Lei ha detto che l'ha sognato questo mondo. Quindi rimango dell'idea che esista un potere dei sogni e che possa in qualche modo tornare fuori l'argomentazione del i sogni divengono realtà grazie al potere del terzo leggendario, però alzo le mani. Purtroppo temo che in questo caso sia voluto, cioè che la verità non sia espressa nel gioco principale perché la chiariranno con il DLC. Allora, come ci è sembrato il finale? Il finale mi è sembrato un finale molto buono per i giochi Pokémon, ma con dei grandi punti interrogativi che per me non lo eleggono minimamente a il finale del franchise Pokémon come l'ho letto in giro, mai nella vita. Bianco e nero rimane imbattuto. In realtà i creatori della storia non si aspettavano che qualcuno leggesse davvero i libri. You'll never see it come back.